Ivan Basso. Ivan, protagonista mancato a questo Tour 2013. Allora, innanzitutto noi vogliamo sapere naturalmente quali sono le tue condizioni fisiche in questo momento e qual è diciamo, la tua immediata aspettativa per il proseguo della stagione. Sì, buonasera a tutti. Purtroppo per me è stato veramente una brutta cosa non riuscire proprio a un giorno prima di partire per Napoli e a pochi giorni dalla partenza del Giro. Rinunciare è stato veramente difficile, però era praticamente impossibile riuscire a pedalare e quindi abbiamo con una certa rassegnazione anche poi deciso di non partecipare e guarire. E in questi giorni stiamo cercando di risolvere il problema definitivamente per riprogrammare tutta una seconda parte di stagione dove ci sono sicuramente altri obiettivi ambiziosi, però è ancora presto per riuscire a dare delle indicazioni precise su quali saranno le corse che andremo ad affrontare nel prossimo trimestre fino alla fine dell'anno. Non avete, diciamo, stabilito ancora un calendario preciso su cui lavorare in termini di appuntamenti agonistici? Io ho un ultimo controllo lunedì 13 con una ultima risonanza magnetica per hanno deciso i dottori di non fare l'intervento per non allungare i tempi di recupero, ma curarlo con gli antibiotici, e quindi siamo fiduciosi che lunedì la risonanza dia esito negativo e da lunedì pomeriggio io posso ritornare a pedalare. E questo significa che dopo qualche giorno di allenamento possiamo trovarci con i tecnici della squadra e tutto lo staff per riprogrammare tutta la seconda parte della stagione. È ovvio che tutto il lavoro fatto per il Giro d'Italia, io sono fermo dall'ultimo giorno del Giro di Lombardia, quindi dalla fine di aprile, quando sono 15 giorni senza andare in bicicletta perdi completamente tutta la condizione e diventa difficile anche recuperarla velocemente, oltre che dannoso. Tu come lo vedi questo giro senza Ivan Basso? Un testa a testa Anibali Wiggins o vedi qualche incomodo? Ma io credo che il testa a testa tra Vincenzo e Wiggins c'era, anche se c'era Ivan Basso al Giro d'Italia. Erano sicuramente i due favoriti, i due atleti con che per quello che hanno fatto negli ultimi mesi e l'anno scorso avevano ovviamente i favori del pronostico da parte di tutti. Io non mi sentivo ovviamente con loro, al loro livello. Sapevo di partire dalla seconda o anche terza fila, ma questo poi alla fine di un Giro d'Italia conta poco. L'importante è essere presenti nella parte finale. Io con la mia squadra avevamo impostato una preparazione per arrivare pronti e cercando di trovare poi la condizione ottimale anche durante il Giro d'Italia, proprio per provare a contrastare questi due grandi campioni. E io credo che dietro questi due c'erano 7-8 atleti che potevano ovviamente impensierire o cercare di battere Vincenzo e Wiggins e lottare comunque per il podio e per i piazzamenti. Questo forfè ha scombinato anche un po' i piani alla Cannondale, perché non hanno più l'uomo di classifica, perché Caruso è stato recuperato proprio in extremis con una condizione ovviamente non ideale. Ma è ovvio che la squadra ha avuto un contraccolpo, perché tutti gli atleti che erano presenti a Napoli avevano un ruolo ben preciso, tutti sapevano esattamente quello che dovevano fare per queste 3 settimane. Io ho cercato, prima di lasciare la squadra, di così trasmettere per quello che potevo insieme ai tecnici la miglior motivazione, perché posso entrare nella loro testa e capire quello che hanno provato quella sera. E ho spiegato a loro che dovevano, da questa situazione negativa, pensare a un vantaggio per loro, perché comunque il fatto di non avere Basso in squadra gli permetteva a tutti di spendere molto, molto meno, quindi meno energia. Beh.